Sì, è stata una settimana molto emozionante da parte mia a livello personale, ma dopo martedì è passato tutto. Il fatto di rientrare in campo e cercare di inculcare le mie idee a questi ragazzi mi ha fatto passare tutta l'emozione, nel senso che avevo un compito, ho un compito e cerco di portarlo a termine nel migliore dei modi. Per quello che concerne domenica, ma sono tranquillo, abbiamo fatto una settimana intensa. I ragazzi sono messi a disposizione, tutto il gruppo sono stati fantastici, quindi oggi pomeriggio quando monterò sul pullman sono molto contento e consapevole che faremo una grande partita. Certo, diciamo come esordio potevi avere qualche contorno migliore, no? Perché Strambelli e Mancino, che hanno giocato tutte le partite, non ci saranno, non ci sarà neanche Ruggeri. Ti chiedo che formazione hai in testa, e prima hai detto 4-3-3 sarà il modulo di partenza, è così? Sì, ma le assenze non devono essere un alibi, come non sarà un alibi il campo se lo troveremo pesante. Abbiamo studiato varie soluzioni, sia per poter palleggiare che non palleggiare, e quindi le assenze non devono essere un alibi. Giocheremo con il 4-3-3, però in corso d'opera, in corso di un'altra partita potremmo cambiare. Abbiamo due o tre varianti, quindi a seconda della partita e se riusciremo a far male l'avversario, continueremo, se no cambieremo. I ragazzi sono resi disponibili a tutto. Poggi Bonsi che dovrebbe giocare come gioca di solito, no? Con l'albero di Natale, alla miglior difesa del campionato, come si affronta una squadra così? Si affronta girando veloce la palla e andando dalla parte opposta nel minimo tempo possibile. È una squadra che fa molta densità in mezzo al campo, quindi dovremmo essere bravi a trovare le contromosse, cioè facendo girare la palla veloce. E non fargli trovare punti di riferimento. In fase non possesso dovremmo recuperare palla nel minor tempo possibile, scalando in avanti, non indietro. Bocca al lupo. Crepi.